mattina siamo qui all'aeroporto di Marrakech. All'alba. Guarda che bello qua. È stato a Marrakech più di 25 anni fa. Marrakech, a parte la piazza che è sempre così da sempre, è cambiata da così a così in 25 anni. Vabbè, l'aeroporto spaziale. Apro una parentesi, qui funziona il wifi. Ripeto, qui funziona il wifi. Qui funziona il wifi, ok? Ci sono anche delle sedie ergonomiche tipo sdraio lì così, che c'è gente seduta. Allora, strade, non ho girato solo il centro, siamo andati anche fuori. Perfette. Sono, manca da Agadir, era così, dall'aeroporto. Allora, strade qui, Marrakech, dintorni, fuori, andando verso Casablanca, mille volte meglio che da noi, mille volte. E stamattina sono arrivato, che era scuro, perché adesso sta albeggiando, ma quando sono arrivato qui era scuro, un'ora e mezza fa. Oh, ci sono tutte le strade illuminate, con dei lampioni in ferro battuto. Non c'è una virgola fuori posto, ragazzi. Cioè, se voi venite qui di sera, ma anche di giorno, quando arrivate l'impatto è devastante. Uscite dall'aeroporto, andando poi verso il centro, strade perfette, perfette, ragazzi. Curate, marciapiedi curati, alberi tutti tagliati bene. Non c'è una cartaccia in giro. E tutto sommato la città è veramente pulita, anche nelle zone popolari, anche nelle zone popolari. Quindi il servizio di nettezza e il rispetto del territorio, tanto di cappello. E anche uscendo, quindi dal centro della città, andando verso Casablanca, non trovi cumuli di spazzatura, tutto pulito, ragazzi. Strade buone. C'è un po' di confusione a guidare, nel senso che, vabbè, io ero stato qui più di 25 anni fa e qui era l'anarchia a guidare. Oggi c'è più rispetto, diciamo, tra virgolette, delle regole, anche se poi un po' ognuno arrivi lì agli incroci. Però devo dire che sicuramente ad Agadir guidano in maniera migliore. Però non è male, direi. Sono rimasto veramente impressionato, non perché... Ancora meglio di Agadir. Allora, Agadir è sicuramente meno turistica, è più roba di francofoni, pensionati, cioè Agadir è più internazionale. Qui ci sono posti che vuoi spendere anche a mangiare 500 euro a sera, ci sono posti che vuoi spendere per dormire anche 3.000 euro a notte, cioè dipende dove vuoi stare. Qui puoi andare da 5 euro a 5.000. A parte, diciamo, la piazza col suo folklore, che è comunque rimasta intatta, le scimmie, i cobra, tutti che tentano di venderti tutto, ripeto, è veramente impressionante. Il livello veramente di pulizia, di servizi, di infrastrutture e di strade. Il Marocco ha avuto negli ultimi, credo, 20 anni una crescita impressionante, paragonabile secondo me alla crescita comunque che ha avuto anche la Spagna, perché 30 anni fa in Spagna ci andavo e non era come la Spagna di oggi. Oggi, se vediamo, sicuramente la Spagna è molto più avanti del Marocco. Però veramente qui hanno fatto tanto, è veramente un altro pianeta. Magari avessimo noi le strade che ci sono qua, magari nella mia regione sto parlando. Da noi purtroppo ci sono delle situazioni che arrivi in aeroporti delle nostre città, esci dagli aeroporti, ti metti le mani nei capelli per le strade, per tutto.
I paesi vanno avanti, il vero problema nostro è che noi siamo rimasti fermi, anzi forse siamo anche fatto qualche passo indietro, e gli altri paesi vanno, si sviluppano, cioè vanno avanti, e qui non c'entra niente la gente, c'entra la politica. Perché se noi abbiamo la politica che parla e poi non fanno niente, ma non è che bisogna andare tanto lontano dal mio paesello, basta passare la Svizzera, entri da noi in Italia e quelle due gallerie lì le stanno sistemando da 15 anni, perennemente colonne, perennemente corsie di deviazione, non si capisce niente, scure. Poi entri in Svizzera, miracolosamente le gallerie diventano bianche e splendenti. Qualcosina, diciamo, nella mia regione ha fatto, nella mia regione, Lombardia, qualcosina. Però il resto veramente non ci siamo. Ma non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Cioè non ci siamo. Io stamattina veramente sono rimasto impressionato. Strade, pulizia, luci, tutto pulito, perfetto. Mica sembra quando esci dall'aeroporto di San Pietroburgo qua. Tanta roba. Faccio i miei complimenti qui che hanno fatto. Tanti complimenti qui al Marocco che hanno fatto, ragazzi. Non lo so. Prima o poi anche da noi arriverà magari qualcuno. Prima o poi. Per adesso che farà qualcosa. Per adesso stendiamo un velo pietoso. Per non parlare, vabbè, qui sto parlando delle infrastrutture, per non parlare in Italia del costo della vita, dei salari, delle bollette, eccetera. Diciamo che anche il discorso del costo della vita, anche qui non è che è economico. Poi sul costo della vita ci sono dei video dove parlo del costo della vita in Marocco. Però ragazzi, guardate che qui girano dei macchinoni della Madonna, cioè, e non uno o due. Qui girano macchinoni, qui c'è un giro di cash che fa paura. Io ero lì nella piazza e c'erano tutti i turisti, c'è la fila costante di 30-40 persone che è lì al cambio, tutta gente che cambia 1000, 2000, 500, a botta con 30 persone tutto il giorno che cambiano. Qui ragazzi, qua arriva un mare di turismo e qui la gente cambia, spende. Cioè, qui giro di soldi c'è, ragazzi. E qui veramente c'è l'argento.